Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo giorno e video. Oggi per me è mercoledì, voi vedrete questo video domani. Iniziamo subito con il caricare appunto la lavatrice, come avete visto, e sono andata a raccogliere gli asciugamani, quindi li piego e li metto subito via, di modo che non mi rimangano appunto in giro, visto che roba in giro da stirare, piegare, eccetera, ce n'è abbastanza. E i bambini stanno guardando la TV adesso. Così io faccio due cose e poi usciamo. Alaska? Alaska? Vai fuori. Vai. Vai. Vai, vieni. James, l'hai messa tu questa cesta qui davanti? Come mai? Ok. Dopo aver fatto le faccende, sono uscita appunto a sistemare, tanto i bambini stavano appunto giocando qui davanti casa, tra la sabbia, l'acqua, eccetera. Io sono uscita a dare una sistemata lì sotto il portico, velocemente, insomma, una scopata, una pulita e via. Ovviamente ho chiuso l'asca, altrimenti per fare un lavoro di 10 minuti mi ci sarebbero volute 2 ore. E quindi quando devo fare qualcosa del genere, tipo dare una scopata in terra fuori o cosa, la chiudo giusto quei 10 minuti di modo che io riesca a fare il lavoro senza avere lei che mi morde da tutte le parti, mi tira la scopa, i pezzi. E intanto appunto i bambini sono bravi che giocano e io vado avanti a fare il mio. Allora, ho messo su l'acqua per la pasta perché mancano 2 minuti a mezzogiorno, quindi tra un po' arriva Sergio, quando arriva di solito faccio trovare pronto. A lui vado a fare gli spaghetti con il ragù di soia che ho precedentemente tirato fuori dal freezer. Invece per noi sono andata a fare un sugo con pomodoro, basilico e aglio, tutto a crudo, frullato, e io e i bambini mangiamo quello. E invece Sergio mangia il ragù di soia. Siccome è mezzogiorno anche per Alaska, sono andata a mettergli un po' di crocche e un cucchiaio di carne per cuccioli. Lasciala mangiare, così mangia. A lei, visto che è piccolina, sto dando ancora dai 4 ai 6 pasti, 4-5 pasti al giorno, dipende dalla grandezza dei pasti. Brava Giulia. Quando fa caldo anche loro mangiano un pochino meno, quindi gliene do meno ma più frequente. Questo è. Le crocche di Alaska con la carne, lasciala stare. Buon appetito, Alaska. Sono le 2, i bambini stanno giocando nel gonfiabile, tanto il sole non è forte e quindi possono stare. Ovviamente gli ho messo la crema. Sì, è un piccolo grillo. Fa caldo, però insomma, direi che si sta discretamente bene. Con il canto della cicala si sente molto forte. Eccole. Sono qua su questa noce, però non riesco a vederle. Fanno compagnia. Intanto che loro giocano lì nel gonfiabile, io vado avanti con le mie mansioni. Sto piegando la roba e dividendo, quella da stirare la metto in una pila, quella da portare su che non stiro la metto in un'altra e poi sto anche togliendo della roba di Giulia piccolina da passare a una ragazza che è una bambina piccola che è un'amica di Silvia di Otto Sotto un Tetto e insomma, la do a lei e lei la dà poi a questa ragazza che è questa bambina piccola così qualcuno può riutilizzarla.
Una volta finito di piegare, ho portato su quella che non stiro e di là quella da stirare. Con il suo piatto di frutta in mano. Che cos'è tutta quella roba lì? È la mia merenda. Wow, buona merenda allora. Ciao ciao ragazzo, ciao. Ovviamente sono andata a preparare lo stesso piattino anche per Giulia, ma in quantità diverse, chiaro. Buona? Buona? Come ti sei messo lì con due sedie? Bravo, ok, va bene. Eccoci qua. Vado a raccogliere un paio di zucchine. Andiamo qui perché fa veramente caldo e poi io sempre da togliere l'erba nell'orto, vediamo se riesco ad andare avanti, ce la faremo, eh. Allora ragazzi, nulla, Sergio è tornato con la macchina e ha preso i bambini e sono usciti in moto. Io ho dato solo da bere alle insalate, il resto non l'ho toccato perché secondo me va bene così. Bagnerò poi domani, bagno un giorno sì e un giorno no, dipende dalla temperatura, anche perché comunque coi teli la terra sotto rimane umida. I miei girasoli sono cresciuti ma non ci sono ancora i fiori, ce la faranno ad aprirsi. E niente, appunto,
Adesso ci sarebbe l'ombra, quindi uno dice vai, togli un po' d'erba. Solo che siccome sono quasi le 8, ovviamente devo andare a preparare, a finire di preparare la cena, perché sostanzialmente è una cena fredda stasera. Alaska esce dall'orto, soprattutto di verdure, quasi tutto autoprodotto, diciamo così. Ma vabbè. Quindi l'ho preparata nel pomeriggio, mentre appunto tra che i bambini giocavano una cosa e l'altra, io ho Alaska, ho poi preparato la cena e nulla. Sergio poi quando è uscito dal lavoro è andato a prendere due cose al Conad che mi mancavano ed è venuto a casa e sono andati fuori con i bambini. Adesso io vado a finire di preparare due cose per cena, diciamo, e dal letto dove vai? Poi quando arrivano dalla moto faccio uscire India e Oz, perché Jazz e Zelda li ho già fatti uscire io prima, quindi facciamo uscire un po' gli altri due e poi vediamo che ora si fa. Poi vado a chiudere gli animali, andiamo a chiudere gli animali dietro e la giornata è quasi giunta al termine. Quindi vi ho lasciato in questo video le cose che di solito non vi faccio vedere, nel senso che vi ho fatto vedere un po' altre cose, nel senso che oltre alle pulizie, comunque quotidianamente uno fa anche queste cose qua, no? Devi preparare il pranzo, la cena, la merenda, insomma, fai anche altre cose, non è che stai tutto il giorno solo ed esclusivamente a pulire. Nulla, quindi direi che anche per oggi questo video può finire qui. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e noi, dico, ci riaggiorniamo presto con un nuovo video. E appunto sto cercando di organizzarmi così, di registrare per esempio oggi per domani, in modo da poter mettere insieme un pochino più di cose che vado a fare durante la giornata e non sempre solo diciamo le solite pulizie. Quindi appunto registrerò il giorno prima per il giorno dopo, in modo che alla sera avrò tempo per montare il video, editarlo, sistemarlo e metterlo fuori, che così si ha poi il tempo. Nulla, sentite che pace, senza nessuno che grida, senza nessuno che corre, che salta. Proprio la campagna è una pace impressionante. Vieni Ali. Lui è Anacleto, ho deciso di chiamarlo Anacleto. Ce ne sono due uguali, quindi dovrò poi trovare un modo per distinguere l'uno dall'altro. Nulla. Ora smetto di chiacchierare, vado avanti a fare qualcosa e appunto noi ci riaggiorniamo presto con un nuovo video. Grazie a tutti, ciao, a presto, ciao ciao.